Boccata d'ossigeno per il Fasano che sbanca il difficile campo di Palma Campania e mette nel carniere tre punti importantissimi per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona rossa. Gli uomini di mister Iannini lottano con grinta e determinazione, stringendo i denti al cospetto di un forte avversario. La vittoria dei biancazzurri resta comunque meritata. Ganci e compagni infatti si sono dimostrati compagine tosta e volenterosa, per nulla rassegnata a cedere punti. Iannini perde Lombardo nel riscaldamento e in porta va il giovanissimo Iurino. Mauriello si siede in panca e Urquiza va a completare la linea di difesa. Ganci ritrova un posto da titolare a centrocampo e Corvino è ancora l'unica punta. La prima azione degna di nota è della Palmese. Bastano solo tre giri di lancette ai padroni di casa per andare vicini al gol con Peluso, ben servito da Volpe, la cui conclusione finisce sul fondo. Il Fasano però non ci sta a fare da sparring partner e al decimo va vicinissimo al vantaggio con la traversa che salva Pollini su conclusione a colpo sicuro di Corvino. La gara si gioca su ritmi alti con i fasanesi che pressano a tutto campo, guidati da un indemoniato Iannini che dalla panchina guida i suoi come un direttore d'orchestra. Nel finale di primo tempo sono ancora i fasanesi a rendersi pericolosi con l'ispirato Lo Sabio tra i migliori in campo, che raccoglie una palla vagante in area avversaria e calcia fuori sul secondo palo. Nella seconda frazione di gioco la Palmese, complici anche i cambi, riparte più determinata e già al terzo Volpe innesca ancora Peluso, che si presenta davanti al portiere ma da posizione defilata con la battuta potente ma centrale. Al nono il neo entrato Manu Nana si produce in un'ottima incursione, palla a Volpe che fa sponda sempre su Peluso. Il numero 17 ha spazio per concludere o mettere al centro, ma sceglie la prima soluzione senza trovare lo specchio. Al 26esimo altra palla gol per Peluso, che prova a concludere da destra. Iurino si salva correggendo la sfera sulla traversa. A 10 minuti dallo scadere però il Fasano colpisce. Il subentrato Vasil fa tutto bene, involandosi sulla corsia sinistra, supera in dribbling Bagliocca, si accentra e conclude a rete battendo imparabilmente Pollini. I padroni di casa accusano il colpo e rischiano il tracollo al 40esimo, quando Signorile fionda a rete con una certa libertà, ma la conclusione è centrale e Pollini riesce ad opporsi di pugni mettendo palla in angolo. Forcing finale della partita Palmese, che si rende pericolosa al 95esimo quando Volpe calcia una punizione dal limite mandando la sfera di poco a lato. Al triplice fischio il Fasano fa festa ottenendo la sua prima vittoria in campionato. Domenica al Curlo arriva il Costa d'Amalfi.